da quella del 2017, anticipata e diversa. Ne parliamo in studio con il grande enologo umbro Riccardo Cotarella, alcuni preziosi consigli. Parliamo adesso di vendemmia, che vino sarà quello di quest'anno, un anno molto particolare, lo facciamo parlandone in studio con Riccardo Cotarella, che è uno dei massimi esperti del settore, presidente mondiale degli enologi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, c'è molta preoccupazione tra i produttori, inutile nascondere, una stagione molto particolare, però che vendemmia e che vino dobbiamo aspettarci? La preoccupazione è più che giustificata. Abbiamo avuto una stagione al di fuori di ogni altra stagione che si ricordi in memoria d'uomo. Eventi atmosferici si sono scatenati per tutto l'anno, a cominciare da una gelata primaverile che è partita dallo Champagne, quindi dal nord della Francia, invadendo Francia, Spagna, Portogallo e tutta l'Italia, anche l'Italia del Sud. A questo poi si è unito l'effetto combinato, micidiale, di due elementi importanti, vale a dire siccità e temperature. Teniamo presente che la siccità è partita da ottobre dello scorso anno, non è di questi giorni, quindi abbiamo avuto un inverno molto secco, idem per la primavera, Dio ce ne liberi dall'estate, combinata con temperature al di fuori di una normalità accettabile, abbiamo avuto una sofferenza veramente incredibile da parte delle vigne. È vero che la vite resiste, è una pianta della più alta resistenza, ma tutta ha un limite. Quindi l'azione combinata della temperatura alta e della siccità ha portato a un grado di sofferenza che porterà sicuramente a livello europeo, anche italiano e umbro, ad una perdita veramente consistente di prodotto. Senta, quali consigli possiamo dare ai produttori? Perché mi sembra di capire che questa è una situazione che tenderà a ripetersi sempre di più nei prossimi anni, visti anche i cambiamenti climatici. Intanto vorrei dare alcune notizie sulla nostra regione. Le prime vendemmie di Chardonnay e di Pinot Grigio, Chardonnay nell'Orvidano e Pinot Grigio nel Perugino, parlano di un calo oltre il 50%. Speriamo di recuperare qualcosina con le altre varietà, con il Trebbiano e il Greghetto, ma noi assenologi pensiamo che non possiamo scendere sotto il 40% di calo di produzione. La qualità ce la metteremo tutta per fare qualcosina di buono. Consiglio agli agricoltori di attenersi e confidarsi e affidarsi alla tecnologia, cioè a persone esperte, non improvvisatori, che possono consigliarvi affinché possano prevenire attraverso le opportunità che mettono a disposizione per un clima sempre più tropicale, vale a dire piogge quasi monsoniche, periodi di siccità desertiche. Grazie allora a Riccardo Cotarella anche per questi preziosi consigli. Noi andiamo avanti a raccontare.